Siamo venuti a fare un sopralluogo perché sono ultimati i lavori di installazione dei seggiolini nella parte superiore della tribuna est. Questo è l'effetto dei nuovi seggiolini con la spalliera. Sono i seggiolini a norma, sono colorati bianchi e rossi, è l'effetto, come si chiama Pietro? Degradante, insomma, dal rosso verso il bianco. È stato studiato dallo studio, dall'equipe che lavora con Renzo Piano, che come sapete c'è anche un vincolo autoriale su questo stadio, quindi domenica possiamo riaprirla. Sì, domenica si riapre, naturalmente non abbiamo finito del tutto i lavori perché come vedete le vie di fuga, le scalinate vanno colorate, non saranno gialle come quelle vecchie, ma le faremo di quel grigio chiaro che si vede lì in fondo, e dobbiamo ancora mettere la numerazione sui seggiolini, però sono piccole robe, in totale sono 7600 quelli della tribuna est superiore. Adesso faranno i lavori sotto? Sotto la settimana prossima, e sono 6300 i seggiolini della est inferiore, e poi si sposteranno sulla tribuna ovest, sulla parte superiore, così siamo a norma con il regolamento della FIGC. Dopodiché, quanto abbiamo speso per fare questi lavori? Questo è un importo di intorno ai 900.000 euro di accordo quadro fatto per la rimozione, la sostituzione dei seggiolini, ma stiamo facendo anche altri lavori. Il risanamento di parti di calcestruzzo ammalorate, la resinatura dei vecchi buchi, perché non stiamo utilizzando i vecchi buchi ma ne stiamo facendo altri perché quelli erano ormai tutti, come dire, inutilizzabili. E vorremmo anche aggiungere i corrimano che mancano. Ti ricordi quella signora che ci diceva sempre alla Ovest l'anno scorso: sindaco, fai sistemare il corrimano. Quindi vorremmo sistemare il corrimano. Sono alla est, li vedo che ci sono, alla Ovest. Sì, ce ne sono. Non sono dappertutto, vedi la saltatura. In alcuni casi sono. Vabbè, oggi la novità di oggi è che abbiamo anche approvato in giunta il progetto per il rifacimento complessivo di tutti i seggiolini con la spalliera, anche se non è obbligatorio. Ci vorranno 3 milioni di euro. Realizzeremo a step gli ulteriori lavori che non sono previsti dalla norma, perché vorremmo che ci fosse una riqualificazione complessiva dello stadio. Questo per i seggiolini. Ovviamente le domande saranno: e le coperture? Queste coperture che sono state tolte, perché come vedete nel sistema di aggancio di quelle piastre lì sotto, che servivano a evitare l'effetto vela, no? Servivano a impedire ai teloni in teflon di muoversi, alla fine avevano lacerato tutti i teloni, che piano piano sono stati eliminati, gli ultimi a seguito del cattivo tempo di qualche mese fa. Stiamo facendo delle valutazioni. La prima valutazione l'abbiamo verificata proprio con gli studi di Renzo Piano rispetto a una rifunzionalizzazione complessiva dello stadio. Ci vogliono circa 35 milioni di euro. Ovviamente i lavori prevedono l'abbassamento del piano di 7-8 metri dello stadio, l'eliminazione di questa pista che non doveva essere nemmeno, non doveva esistere, poi cambiarono la norma, la misero in tutti gli stadi d'Italia 90, e tutta la parte superiore, quindi tutti quei seggiolini che vedete lì li dovremo poi spostare dalla parte inferiore, perché la parte superiore diventa inattiva, viene realizzata una copertura che parte dalla fine del primo petalo, dove finiscono i seggiolini bianchi, e gli altri seggiolini ovviamente verranno realizzati nel petalo che viene realizzato sotto quando scendiamo di 7 metri. Ovviamente complessivamente non abbiamo più 55.000 spettatori, ne abbiamo molti di meno, stanno facendo una valutazione. Quando sarà completata questa valutazione, insieme alla valutazione sulla sostituzione delle coperture, solo delle coperture, che dovrebbe valere circa 6 milioni di euro, insieme decideremo se vogliamo rifunzionalizzare lo stadio, cioè renderlo più moderno, però ci vogliono se troviamo i soldi. Ci vogliono 35 milioni di euro circa, quindi ovviamente come comune non ce li abbiamo, dobbiamo trovare delle risorse attraverso la regione, attraverso lo Stato, il credito sportivo, il Ministero dello Sport, anche i privati, perché la parte superiore può diventare, quella copertura non ci sarà più ovviamente, sarà realizzata qui, quella parte di sopra
può diventare tutto pannello fotovoltaico, oppure dobbiamo soltanto sostituire le coperture magari con un teflon moderno, diverso, con un sistema anche diverso di tiraggio, perché mi spiegano che poi la società giapponese che realizzò, che aveva studiato le coperture in teflon, aggiunse successivamente quei tiranti proprio per evitare l'effetto vela. Troveremo magari un materiale più innovativo, però comunque sono 6 milioni di euro, quindi prima di spendere 6 milioni di euro è giusto capire se c'è la possibilità una volta per tutte di rifunzionalizzare lo stadio. Quindi domenica ci vediamo qui per la partita, sperando che si giochi la partita, dovrebbe giocarsi, non abbiamo ancora problemi rispetto ad altre regioni italiane, mi sto riferendo al virus ovviamente, e niente, che Dio la mandi buona. Non stanno andando benissimo le cose, anche se non vinciamo, non stiamo vincendo nell'ultimo, anche se non stiamo perdendo, comunque abbiamo 10 punti di distacco dalla prima in classifica. Va bene, va bene, insomma noi non stiamo, non niente della partita, no, sono scaramantico, nonostante il gol della Ribi straordinario delle ultime due partite, purtroppo non va. Vedi dove mi siedo io quest'anno, lì in curva nord, subito attaccato alla tribuna est, non vengo più alla ovest superiore con te. Io faccio un tempo giù quando c'è la società, il secondo tempo me lo vado a vedere dove l'ho sempre visto, là sopra, con gli amici di sempre. Petruzzelli quest'anno ci ha tradito. Con il restyling dello stadio San Nicola, diciamo che dall'astronave diventerebbe insomma una sorta di fiore, dove tutta la parte, come tu dicevi, delle strutture metalliche che reggono l'attuale copertura verrebbe tolta, e tra l'altro non hanno costi di smaltimento, anzi, come dire, c'è la possibilità anche di ricavare qualcosa dalle strutture metalliche. E quindi esternamente da astronave diventerebbe come una sorta di fiore, però come dire sarebbe una rifunzionalizzazione. Va bene, in qualche modo faremo o la rifunzionalizzazione o le sole coperture, che comunque con la sostituzione dei seggiolini, il rifacimento di una parte degli impianti, in qualche maniera faremo, altrimenti il fiore ce lo daranno a noi, il crisantemo ce lo daranno. Va bene, a domenica.